Danni ingenti e bottino ancora da calcolare. È il bilancio dell'esplosione che questa notte ha interessato il bancomat della filiale BNL di Foligno. Lo sportello che i malviventi hanno fatto saltare è quello della piazza delle ex grandi officine di Foligno, tra viale Ancona e via Campagnola. Chi ha colpito, ovvio, lo ha fatto in piena notte. Hanno sfondato il vetro della filiale e poi appena dentro ha riempito di acetilene il contenitore del bancomat e l'hanno fatto saltare. Sul posto per le indagini del caso procedono i carabinieri di Foligno, al seguito del comandante Angelo Zizzi, presenti sul posto con il reparto operativo e il nucleo artificieri dell'arma.